Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Il video di oggi sarà un altro video molto semplice e l'ho fatto nello specifico perché più di una persona mi ha chiesto di come erano fatte le stelle di Natale che ho utilizzato nel video precedente, quello dove ho fatto le decorazioni natalizie, quindi delle palle decorate da attaccare all'albero. Io nello specifico le ho attaccate alla mia decorazione nella scala per andare su in mansarda e devo dire che sono rimaste molto belle. Quindi su una di quelle palle avevo applicato delle stelle di Natale che io avevo già precedentemente realizzato, lucide, e sarà stato proprio questo effetto lucido che quando appunto l'ho fotografato ha dato proprio l'idea di quello che erano in realtà. Mi ha fatto scatenare un bel po' di persone che mi hanno chiesto appunto di far vedere come realizzare quelle stelle. Quindi io oggi ne ho fatte alcune, tra l'altro in più ho aggiunto ancora i bordini tutti glitterati al centro glitterato. Non so se nella telecamera sì, però si dovrebbe vedere questo effetto così lucido, brillante, che in effetti le rende molto molto particolare. Le rende molto particolari. Guardate queste piccoline. Qui ho messo del glitter dorato all'interno del bottoncino. Invece in questa, per esempio, ho messo il glitter bianco per cambiare un po', però vedete l'effetto lucido si vede benissimo. E questa è un'altra un pochino più grande. Eccoci qua. Quindi ha colpito molto questo effetto lucido così molto particolare. Quindi questo è il lavoro che andremo a fare oggi e adesso vi svelerò come ho realizzato queste stelle. La base per le mie stelle di Natale non è nient'altro che della carta fotografica. Adesso ve la faccio vedere. Ok, quindi questa è semplice carta fotografica e adesso vi faccio vedere cosa succede. E colorandola con i distress. Allora, io come base utilizzo questa che è della carta siliconata, ma potete utilizzare un qualsiasi supporto di plastica, quello che volete, insomma, io uso questa per comodità. Ora vi faccio vedere, utilizzando questi tre distress, quindi quello che avete va bene come colore, questo io utilizzo questo perché c'è del rosso, del giallo e un pochino di verde. Cosa vado a fare? Adesso vi faccio vedere, vado a sporcare la mia carta siliconata o il vostro supporto di plastica, quello che volete. Vado a mettere un po' di colori così misti. Aspettate che mi metto il coperchietto giusto perché sennò metto anche un pochino di questo verde che è un po' forte, quindi ne metto proprio appena appena. Tanto voglio solo giusto farvi vedere. Ora con dell'acqua vado a spruzzare, quello che si fa semplicemente per sporcare, l'avrete già fatto altre volte per sporcare la carta, per creare delle card, per creare degli sfondi, semplicemente la stessa cosa. Quindi vado a bagnare e ora prendo la mia carta fotografica, adesso ne faccio solo un pezzo e vado ad appoggiarla qui sul mio distress bagnato. Ora, cosa succede? Quando voi generalmente fate questo lavoro con della carta acquerellabile, che è la migliore per fare lavori di questo tipo, quando staccate la carta avete la vostra acqua ancora che galleggia, che si sposta. Invece vedete che in questo caso il colore rimane già attaccato ed è quasi già asciutto, perché praticamente la carta sembra assurdo dal momento che è così lucida, ma si assorbe il colore in una maniera incredibile. Cosa vado a fare adesso? Vado leggermente ad asciugare con del phon, ma questione di pochi secondi, e vado a fare una seconda passata di colore. In questo caso vado a mettere solo del rosso, visto che gli altri colori, avete visto che il giallo e il verde sono molto più predominanti. Questo rosso è un po' leggero, quindi si vede di meno, quindi vado a mettere un'altra passata di rosso. Tra parentesi, non vi ho detto che potete fare questo lavoro con i pennarelli acquerellabili anche. Adesso io ho utilizzato i distress, ma potete utilizzare anche i pennarelli acquerellabili, non cambia nulla, l'effetto è sempre lo stesso. Quindi vado a bagnare e vado di nuovo a colorare la mia carta. Ok,
che è già più rossa, vedete? Adesso qui sulla telecamera ho la luce accesa, quindi non si vede bene, però l'effetto è già molto più rosso di prima. Asciugo nuovamente. Adesso che è asciutto, posso fare ancora questa cosa qui. In realtà c'è ancora un po' di acqua, ma... Allora, intanto, voi sapete benissimo che i distress sull'acqua, sulla carta, una volta anche che sono asciutti, quando spruzzate dell'acqua comunque vengono via. In questo caso non succede. Praticamente questo colore è diventato indelebile. Se voi spruzzate dell'acqua non viene via più niente. E io cosa vado a fare adesso? Direttamente con il mio distress vado ad accentuare, visto che la mia base è creata, vado ad accentuare ancora col rosso dei particolari, perché così, ecco, così viene proprio fuori l'effetto che volevo. Ok, visto che il rosso è meno coprente degli altri, lo faccio dopo aver creato la mia base. Adesso vi faccio vedere che se io spruzzo dell'acqua qua sopra, vi faccio proprio la prova, così avete un po' idea di quello che vi stavo dicendo. Io ho spruzzato dell'acqua, se vado col dito a passare qui sulla mia carta non succede nulla, il dito è asciutto, la carta si asciuga, vedete, ho tolto l'acqua ma comunque il colore è rimasto indelebile. Guardate l'effetto, che bello. Ora, visto sul foglio sembra una cosa strana, ma poi una volta che avremo tagliato le nostre stelle di Natale, cosa ho ancora fatto prima di tagliare le mie stelle? Allora, preso semplice, sono contro luce, quindi tampone, il mio solito distress vintage, così, e sono andata a decorare in questo modo la mia carta. Non calcate tantissimo, a seconda di come calcate il disegno vi verrà più o meno marcato, però adesso vi faccio vedere, se calco un po' di più vedete che qui c'è un filino, così la faccio tutta, così ce l'ho poi pronta per fare un altro lavoretto, visto che sto preparando. Ok, facciamo l'ultimo, così siamo a posto. E questo è l'effetto della carta, che è lucida, guardate che bella, lucida, lucidissima, e tutta decorata. Ok, ecco, così contro luce si vede proprio quanto è lucida. Ora, chiaramente io non ho perso tempo, per non perdere tempo, ho utilizzato questa fustella. Io non so se sono uscite quest'anno altre fustelle per le stelle di Natale, non ve lo so dire, non mi sono preoccupata di guardarla, perché secondo me questa è bellissima. Io sono un paio d'anni che la uso, comunque devo dire che le stelle di Natale le faccio praticamente tutte con questa fustella, perché mi piace da matti l'effetto, sia perché si possono fare delle stelle di Natale abbastanza grandi, ma anche solo utilizzando le due più piccole vengono delle stelle più piccoline ma fini da matti, e quindi io utilizzo sempre queste. Ora, tra l'altro, la trovate nell'elenco dei prodotti che trovate nell'info box nella descrizione del video, ci sono i prodotti che utilizzo e trovate anche questa fustella. Allora, io cosa ho fatto? Chiaramente ho già ritagliato le mie stelle per guadagnare tempo, quindi avevo già preparato la mia carta, però ve le metto sopra così vi faccio vedere che sono esattamente, vedete, come uguali a come ve le ho fatte vedere. Ok, quindi già fatte, già preparate, così adesso vi faccio vedere come montarle. Allora, cosa faccio? Vado a prendere, io questo è un materiale di recupero che ho preso dall'ufficio, comunque prendete un qualcosa di spesso e di morbido in modo da poter premere senza, per avere un pochino di spessore su cui premere. Poi prendete questo attrezzo, anche questo lo trovate
nell'elenco dei prodotti, insieme anche ad un kit, forse dove ce ne sono con tutte le dimensioni. Sì, ve lo faccio vedere. Questo qua arrivano in questo contenitore che è molto carino, e dentro ci sono, ecco, vedete, tutti questi con tutti i vari spessori per poter fare il lavoro che sto facendo su questi fiori, su magari dei particolari anche molto più grandi. Allora, adesso cosa faccio? Vado a lavorare i miei petali in questo modo, semplicemente andando a premere sui bordi, così, creando questo lavoro qui, in modo che poi, una volta girato al contrario, prenda tridimensionalità. Ora lo andiamo a fare su tutti i petali. E adesso andiamo a premere al centro in questo modo, così praticamente abbiamo il nostro primo strato di stella tridimensionale, e lo facciamo per tutti e tre i particolari. Premiamo al centro e abbiamo i nostri particolari così. Vedete che hanno un bello spessore. Adesso, prima di montarli, voglio farvi vedere come ho fatto per renderli ancora più luminosi. Allora, mettiamo sotto un foglio, così. Allora, cosa ho fatto? Ho utilizzato la mia colla, la tacchi glue trasparente. Trovate anche questa nell'info box, dove ci sono i prodotti usati, perché questa è trasparente, quindi è trasparente quando la mettete, ed è trasparente quando, perfettamente trasparente quando asciuga. E adesso cosa vado a fare? Vado a passare sui petali, così, in maniera non perfetta, però, tra l'altro, questa colla ha la particolarità che ha il beccuccio molto sottile, quindi riuscite anche a fare un filo sottile di colla. Quindi proprio sul bordo io vado a mettere un filino di colla, ma in maniera irregolare, cioè cercate di metterla dappertutto, ma anche se poi non rimane dappertutto non è un problema. Quindi lo facciamo così su tutti i petali. E a questo punto, fu quasi finito, mi manca l'ultimo, così, ecco, in questo modo qua. E ora cosa vado a fare? Prendo dei brillantini e vado a ricoprire la mia stella in questo modo qua. Dopodiché, il brillantino, dal momento che stiamo parlando di carta fotografica, è molto molto liscia, quindi faccio vedere, praticamente il brillantino è rimasto solo perfettamente dove ho strisciato la colla. In questo modo vado, ops, ho fatto, ho esagerato, in questo modo vado a fare anche gli altri due particolari. Ora non ci resta che andare a montare la nostra stella. Quindi prendiamo la nostra colla. Mettiamo le tre stelle così sfalsate, in modo che riempiamo tutti gli spazi con i petali. E adesso faccio ancora una cosa. Colla sempre trasparente al centro, così mettiamo un po' in modo da creare il nostro bottoncino, quindi un po' di spessore.
andrei a mettere questi brillantini dorati. Aiuto, non riuscivo ad aprire. Così. Perfetto. Questa è la nostra stella super brillante. Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Ho voluto farlo perché appunto mi è stato chiesto di come avevo fatto queste stelle lucide che si vedevano sul mio lavoro precedente. E quindi ecco qua, così vi ho spiegato questo, vi ho svelato appunto che erano semplicemente fatte su della carta fotografica. E, come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E, detto questo, come al solito non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!